È arrivato il momento di respingere al mittente le accuse vergognose e balorde da parte di alcuni leader dei partiti dell'opposizione nei confronti del governo, diffuse con lo scopo, forse non l'unico, di alimentare rabbia nei confronti del governo da parte dei cittadini in un momento così difficile, così delicato, ma anche, non solo, non è questo l'unico scopo, diffuse anche forse con lo scopo di nascondere sotto il tappeto la polvere marcia che c'è, che sovrasta le file dei loro partiti. E mi sto riferendo a Giorgia Meloni, perché ieri, purtroppo per me, mio malgrado, mi sono imbattuta in uno dei suoi post vergogna, in cui accusa il governo di essere il responsabile delle scarcerazioni dei boss per via del Covid e non paga di aver detto questa menzogna, suggerisce al governo di bloccare le scarcerazioni come cancellando immediatamente l'articolo 123 del decreto Cura Italia. Falso, falso, perché l'articolo 123 del decreto Cura Italia non c'entra assolutamente nulla con le scarcerazioni di questi giorni. E se la Meloni avesse la bontà di lavorare ogni tanto, visto che vanta il 70% di assenze alla Camera dei Deputati, ma anche, lo ricordo a voi, ma lo ricordo anche a lei, laddove se lo fosse dimenticato, lei è anche consigliera capitolina, ma in Consiglio Comunale di Roma non l'abbiamo mai vista. Ecco, se la Meloni avesse la bontà di lavorare, di studiare, di leggere le carte, saprebbe che l'articolo 123 del Cura Italia esclude espressamente dall'esecuzione domiciliare della pena proprio i detenuti per reati di mafia e quelli sottoposti a regime particolare, come ad esempio il 41 bis. Ma poi mi chiedo, da che pulpito viene la predica? Vogliamo rinfrescare la memoria a Giorgia Meloni per ricordare che cos'è oggi il suo partito? Sì, perché, se qualcuno se lo fosse dimenticato, soltanto negli ultimi 10 mesi, da giugno ad oggi, 11 mesi, il partito della Meloni ha visto arrestati o comunque sottoposti a misura cautelare 6 dei propri membri, tra eletti o comunque esponenti di punta del partito. Tutti arrestati per fatti di mafia e tutti arrestati per legami con l''ndrangheta, quindi con una delle peggiori organizzazioni criminali d'Italia e del mondo. Ma procediamo con l'ordine. L'ultimo arrestato in ordine cronologico rappresenta un vero e proprio record, perché a febbraio del 2020, cioè poco più di 2 mesi fa, è stato arrestato Domenico Creazzo. Domenico Creazzo è un consigliere regionale calabrese appena eletto, perché se voi vi ricordate le elezioni in Calabria ci sono state il 27 gennaio. Ecco, a febbraio è stato arrestato Creazzo, neo consigliere regionale, ma anche sindaco di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Rappresenta un record perché? Perché il primo arrestato del consiglio regionale, nuovo consiglio regionale calabrese, è stato arrestato ancora prima della prima seduta del consiglio regionale, quindi un record senza precedenti. Insieme a lui è stato arrestato anche il suo vice sindaco del comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte e il presidente del consiglio, sempre di quel comune. Dovete sapere che Creazzo è uno dei riciclati della lista di Fratelli d'Italia, perché prima militava nel centro-sinistra, infatti fu il firmatario dell'appello per candidare in Calabria Oliverio, appello che non è stato accolto per fortuna dal PD, che non ha voluto candidare nemmeno lo stesso Creazzo. Però la Meloni ha detto: perché farci sfuggire un elemento del genere? Lo candidiamo noi. E quindi l'hanno candidato, tant'è vero che è risultato il primo eletto per Fratelli d'Italia in Calabria con 8.000 preferenze. Questo è l'ultimo in ordine cronologico. Poi abbiamo, questa è bellissima, allora, del dicembre 2019, Giancarlo Pittelli. Giancarlo Pittelli è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Catanzaro, Rinascita Scott, che ce la ricordiamo tutti, una grandissima operazione, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafioso. In particolare, io devo leggere perché ci sono degli dettagli che non vorrei che mi sfuggissero. In particolare viene considerato dall'accusa come un faccendiere per conto di una delle più pericolose cosche calabresi, quella dei Mancuso.
Ricordiamo tutti il tweet della Meloni del 2017 con cui accoglieva tra le file di Fratelli d'Italia il Pittelli, precedentemente forzista di Forza Italia, celebrandolo come un valore aggiunto per la Calabria e per l'Italia tutti. Infatti sì, è un valore aggiunto. Infatti, secondo l'accusa, Pittelli, nella qualità di avvocato e massone, è indicato quale risolutore dei più svariati problemi delle cosche, sfruttando le enormi potenzialità derivanti dai rapporti del medesimo con importanti esponenti delle istituzioni e della pubblica amministrazione, in particolare delle forze dell'ordine, e quindi dalle limitate possibilità di accesso a notizie riservate. Tant'è vero che le ultime indiscrezioni su Pittelli ci dicono che forse, in base ad un appunto che fu ritrovato nel suo studio dai ROS, pare che sia proprio lui il responsabile della fuga di notizie che ha indotto, che ha costretto Gratteri ad anticipare di 24 ore l'operazione. Non so se ricordate questo particolare. L'operazione era prevista per l'indomani, però è stata dovuta anticipare di 24 ore perché si era diffusa, insomma, una fuga di notizie. E quindi forse lui è uno dei responsabili, potrebbe essere uno dei responsabili, ma c'è di più, perché la cosa veramente simpatica e curiosa, cari amici, è che tra i detenuti che hanno fatto istanza per detenzione domiciliare, approfittando dell'epidemia, della pandemia del Covid, c'è proprio Pittelli. Lui ha fatto istanza, voleva andare agli arresti domiciliari. Per fortuna questa istanza è stata respinta dal PM, della seconda volta che viene respinta l'istanza di detenzione domiciliare per Pittelli, una prima volta perché considerato ancora pericoloso, insomma, che è considerato plausibile che possa commettere altri reati, in secondo luogo perché il carcere di Nuoro, dove è detenuto, è stato considerato un carcere sicuro, quindi è stata respinta l'istanza di detenzione e detenzione domiciliare. Sarebbe stato bello se invece fosse stata, dico bello per la Meloni, no? Se fosse stata, volevo vedere cosa avrebbe detto la Meloni se anche la istanza del suo Pittelli, il valore aggiunto per la Calabria e per l'Italia, fosse stata accolta. Ma non abbiamo finito, perché nel dicembre del 2019 Roberto Rosso, assessore ai diritti civili della Giunta Cirio piemontese, è stato arrestato con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. Rosso sarebbe sceso, secondo sempre l'accusa, a patti con le cosche, con l'Andrangheta, versando la modica cifra di 15.000 euro in cambio di un pacchetto di voti assicurato dall'Andrangheta. E indovinate un po', Roberto Rosso è stato il primo eletto in Regione Piemonte tra le fila di Fratelli d'Italia, forse, probabilmente, proprio grazie ai voti dell'Andrangheta. Ma ad agosto 2019 è stato arrestato Alessandro Nicolò, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Calabria e coordinatore regionale per Fratelli d'Italia, sempre in Regione Calabria. È stato arrestato con l'accusa di associazione mafiosa con la cosca Regina dei Libri. Secondo l'accusa, si legge nelle carte, Nicolò avrebbe rafforzato il proposito criminoso della cosca e le sue potenzialità operative. Il suo sarebbe un ruolo dinamico e funzionale, così come emerge tanto dalle intercettazioni quanto dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Secondo il GIP, Nicolò è il soggetto scelto dai vertici della cosca Libri per curare gli interessi in seno agli organi di governo. Un colletto bianco che, dice il giudice, sempre nella pagina dell'ordinanza di custodia cautelare, scende a patti con la mafia ed è tenuto a rispettarli. Questo è agosto 2019, ma non abbiamo finito, perché a luglio del 2019 è stato arrestato Enzo Misiano, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Fermo, in provincia di Varese, accusato anche lui di associazione a delinquere di stampo mafioso inserita nell'ambito di una inchiesta per infiltrazioni sempre dell''Ndrangheta in Lombardia. E nel giugno 2019 è stato arrestato Giuseppe Caruso, consigliere comunale di Piacenza ed esponente di lungo corso di Fratelli d'Italia, che, secondo gli inquirenti, leggo, faceva parte integrante dell'organizzazione criminale di stampo mafioso, in particolare della famigerata cosca della 'Ndrangheta emiliana dei Grandi Aracri. Ecco, secondo l'accusa, sempre il presidente del Consiglio Comunale, perché Caruso era il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, in qualità di dirigente dell'ufficio dogane di Piacenza, sarebbe accusato di aver agevolato una truffa per ottenere fondi europei all'organizzazione 'ndranghetista. Cari amici,
La Meloni vi sta prendendo in giro, sta prendendo in giro gli italiani. Predica bene, ma razzola malissimo. Ma davvero dobbiamo farci prendere in giro e farci accusare da questi soggetti, subire questi attacchi basati per lo più su menzogne da questi soggetti? Siamo davvero disposti a prenderci in giro, a farci prendere in giro da questi soggetti? Io vi chiedo per favore di condividere questo video e far sapere a tutti che cosa rappresenta il partito di Giorgia Meloni oggi in alcune regioni, non solo del sud, ma anche del nord, perché tutti sappiano e perché tutti possano rispondere in questo modo quando la Meloni rivolge al governo le accuse di favorire i mafiosi. Quindi adesso la Meloni faccia prima pulizia all'interno del suo partito e poi, se le rimane qualcun altro, possiamo iniziare a parlare di contrasto alle mafie.